Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata proveremo a ragionare intorno all'argomento il futuro della NATO. Ecco, il futuro della NATO è un argomento geopolitico molto complesso, molto articolato, forse imprescrutabile. Tuttavia, possiamo già da subito enunciare alcune considerazioni logiche basate su fatti storici del passato. 1. La NATO è un'alleanza. Le alleanze sono trattati e, come tutti i fenomeni umani, sono temporanei e soggetti a nascita, mutamento e morte. Si pensi solo ai patti di alleanza del XX secolo, la Triplice Intesa, la Triplice Alleanza, il Patto d'Acciaio, l'Alleanza degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, il Patto di Varsavia. Ecco, sono tutti esempi storici in cui questi trattati di alleanza sono nati, poi sono morti, i vari soggetti che ne facevano parte hanno fatto dei flip-flop. Addirittura nell'alleanza degli alleati contro i nazisti, in questa alleanza alcuni soggetti, la Russia, poi diciamo, anzi, perdon, l'URSS, ebbe a diventare un acerrimo nemico nei confronti di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti nella guerra fredda. Quindi, se andiamo indietro nel tempo, nei secoli precedenti, ecco, si nota una maggiore variabilità e mutabilità e precarietà delle alleanze politico-militari che rendono appunto la relazione di un'alleanza un fenomeno temporaneo ancorché di lungo periodo. 2. La NATO è un'istituzione, ha una sede e proprie strutture di comando in Europa. Le istituzioni, per loro natura, spesso possono sopravvivere a se stesse anche a prescindere dal loro ruolo. Si pensi all'ONU, che fu fondato dalle ceneri della Società delle Nazioni. L'ONU, dalla sua fondazione, è costato sino ad oggi annualmente uno sproposito di miliardi di dollari. Ma l'ONU non ha mai saputo evitare nessuna delle innumerevoli gravi guerre che sono esplose nel mondo dopo il 1945. Quindi, sostanzialmente, l'ONU, pur essendo venuto, è praticamente palesemente venuto meno alla sua stessa funzione principale, ma continua ancora oggi a sopravvivere a se stesso, costando fraccate di miliardi. Nella NATO, ecco, è un organo militare il cui peso più importante è indubbiamente quello delle forze armate degli Stati Uniti d'America, che sono ad oggi quelle più potenti sul pianeta Terra. Poiché la NATO è un organo militare in cui le forze armate USA hanno un grande peso, le forze armate USA è logico ed è normale che rispondano al potere politico in America, negli Stati Uniti d'America, potere politico che cambia ogni 4 anni. Poiché la NATO è un organo militare in cui forze armate USA hanno un grande peso, il ruolo della pianificazione ha un grande ruolo, una grande importanza nelle istituzioni militari. Quindi è logico che la NATO risponda alle logiche del Pentagono, che è il soggetto che definisce le strategie politico-militari più opportune da implementare a seconda dei periodi storici. Per semplicità potremmo tautologicamente immaginare la NATO come un processo complesso di uomini, mezzi, strategie, in cui le mutabili che la influenzano sono: è un'alleanza, è un'istituzione, è un organo militare. Dipende dalla politica estera degli Stati Uniti d'America, il Pentagono definisce la strategia militare di lungo periodo. La storia della NATO in breve. Ecco, nata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'alleanza mirava a proteggere l'Europa occidentale dall'aggressiva postura dell'URSS, che voleva portare l'atea economia collettivista in tutto il mondo, a partire dall'Europa occidentale. La situazione politica in Europa divenne molto complessa all'epoca degli SS-20 sovietici, epoca in cui la NATO dispiegò gli euromissili, ossia missili da crociera cruise aviolanciati, quanto missili Pershing 2 a media gittata, per cercare di riequilibrare la minaccia sovietica. Ecco, per tutta la guerra fredda il numero di aerei e carri armati del Patto di Varsavia fu sempre soverchiante,
rispetto a quelli della NATO in Europa occidentale, tanto che la dottrina NATO prevedeva l'uso di atomiche tattiche B61 come difesa attiva, ossia offensive per bloccare colonne corazzate sovietiche che avrebbero poi sferrato anticipatamente, avrebbero poi appunto sferrato l'attacco, quindi attaccare il nemico prima che questo potesse attaccare tatticamente, creando danni più elevati. Ci furono però dissidi nella NATO durante la Guerra Fredda. I tedeschi erano contrari al lancio di atomiche tattiche americane sul territorio tedesco. Le radiazioni delle armi nucleari sovietiche ed americane, ecco, non avrebbero fatto poi molta differenza per la popolazione tedesca. I governi tedeschi non avrebbero dato l'assenso al lancio di atomiche tattiche sul loro territorio per bloccare le colonne corazzate sovietiche. Se la NATO forse non avrebbe potuto lanciare atomiche tattiche, ecco, la Force de Frappe francese non si sarebbe fatta certamente scrupolo nel tirare atomiche tattiche sul suolo tedesco per bloccare l'invasione sovietica in Europa occidentale e salvare il territorio francese. Ragione per cui la Francia uscì dalla NATO per un periodo di tempo, salvo poi rientrarci in un secondo momento. Con la vincita della Guerra Fredda tra il 1989 e il 1991, l'URSS scomparve, al suo posto nacque la Comunità degli Stati Indipendenti, il Patto di Varsavia fu sciolto, a riprova del fatto che le alleanze politico-militari sono transitorie. La NATO invece rimase in vita. Il MEC era diventato CEI, poi la CEI divenne una confederazione, la UE, perché gli europei non ebbero l'interesse politico a mutare la CEE in CERD, Comunità Europea di Difesa, alias Stati Uniti d'Europa, del progetto De Gasperi. Dal 1991 l'URSS scomparve, dalle sue ceneri nacque la Comunità degli Stati Indipendenti, i quali adottarono un modello di economia di mercato con riconoscimento della proprietà privata. L'economia di trasformazione europea prese ad importare metano e poi materie prime, granaglie, prodotte però in Russia con investimenti americani, oltre a importare l'Europa dalla Russia semilavorati. Crebbe così l'interdipendenza economica tra Europa, economia di trasformazione che pagava in euro nei confronti della Russia, una colonia economica europea, dato che la Russia importava prodotti finiti ed esportava energia, materie prime, semilavorate e granaglie in Europa e poi tesaurizzava i pagamenti, quindi mantenendone in Occidente senza andare a scassare gli equilibri finanziari dell'Europa, ma tecnicamente sottraendole dalla circolazione, dato che erano tesaurizzate in banche. Sorvolando sulle guerre che scoppiarono dopo il 1991 nel mondo, nella fase unipolare con gli USA, unica superpotenza, prima sceriffi del mondo, poi USA esportatrice di democrazia a colpi di cannonate, onde svuotare i magazzini militari in cui giacevano le armi accatastate della Guerra Fredda, che prima dovevano essere smaltite per poterne ordinare di nuove e più potenti, assieme alla sperimentazione delle innovazioni tattiche stealth. Ecco, si destò così la NATO dal sonno comatoso con la missione in Afghanistan, appunto per l'attacco alle Torri Gemelle. Ecco, però il terrorista Bin Laden era in Pakistan e non era in Afghanistan, un particolare che non è di poco conto. Domina nel Pentagono la teoria del professor Mersheimer dal XXI secolo in poi. La teoria prevede una costruzione negli Stati Uniti di più navi e più aerei e più sottomarini, perché gli USA si attendono una guerra nel Pacifico e contro la Cina, e quindi carri armati, cannoni e blindati non servono in mare. Quale sarà il futuro della NATO? Ecco, gli USA hanno smobilitato molto personale e molti mezzi per appunto il pivot in China. Quali sono gli stati che dispongono di potere aeronavale e sottomarini lanciamissili? Francia e Gran Bretagna hanno sia portaerei che sottomarini lanciamissili e sottomarini d'attacco, con, diciamo, un'autonomia tale da essere oceanica. L'Italia ha una forza aeronavale microscopica e non è adeguata a scontri oceanici nell'Oceano Indiano o nell'Oceano Pacifico,
le autonomie operative delle navi e dei sommergibili quanto alle capacità ridotte di proiettare potenza e difesa, diciamo, e capacità offensive, offrendo anche un solido ombrello aereo, sono praticamente nulle per quanto riguarda il dispositivo aereo navale italico. I paesi nordici, peraltro, sono già impegnati nella presenza artica. La Germania ha varato una politica di riarmo, ma è da vedere quale sarà il peso militare dell'aviazione e della marina militare rispetto alle forze dell'esercito e se è vero oppure no che la Germania si costruirà anche armi nucleari a media gittata, per cui al momento non si sa quali siano le scelte militari della Germania e si sospende il giudizio sulla capacità della Germania nel futuro di poter, diciamo, essere un alleato per il pivot in China con operazioni nell'Oceano Indiano e nel Pacifico, oppure se sarà prevalentemente una forza di terra con capacità aeree spiccate. Solo Francia e Gran Bretagna al momento sono capaci di poter essere alleati utili nel pivot in China con operazioni nell'Oceano Indiano e Pacifico. Quindi, 1. A meno che gli USA con la NATO non reimpostino una politica di euromissili in Europa, ponendovi non missili a gettata intermedia, ma missili intercontinentali per lanciare dall'Europa per raggiungere la Cina, è probabile che l'alleanza militare NATO in Europa si avvia ad essere una caserma vuota con uffici deserti. 2. Non credo che il Pentagono infatti gestirebbe eventuali operazioni aeronavali contro la Cina negli headquarter in Europa. 3. Paesi europei si sono puppati il cristiano della strategia della rigenerazione di Soros e nessun paese europeo ha protestato dell'attacco batteriologico subito. Per espandere la strategia della rigenerazione di Soros in Italia, i link li trovate in descrizione. Poiché la realtà empirica ha dimostrato che è stato possibile applicare una soluzione finale contro malati e vecchi e farla franca militarmente, giuridicamente e politicamente, sicuramente il cristiano della strategia di rigenerazione di Soros sarà reiterata altre volte in Europa. 4. La strategia di rigenerazione di Soros non uscirà sui mass media occidentali, almeno non prima di 75-100 anni, ma al termine della guerra in Ucraina, a mio avviso, la Germania e parte dell'Europa, secondo me, torneranno ad acquistare metano semilavorato in materie prime dalla Russia esportando prodotti finiti in Russia. Ecco, la distruzione di Nord Stream 2 da parte di Biden non è stata, a mio avviso, una buona cosa e è una fortissima motivazione a che praticamente alla fine della guerra in Ucraina poi la Germania e vari paesi europei ritornino a ricomprare metano semilavorato in materie prime dalla Russia, ritessendo la ricostruzione, diciamo, di quella interdipendenza economica che la politica Theodem ha cercato di tranciare. 5. Sarà molto complicato per gli USA applicare il pivot in China dopo il disastro della politica estera prodotto dai Theodem con la strategia di rigenerazione di Soros e il tentativo di accelerare come una forzante una terza guerra mondiale in Siberia. Ecco, sarà difficile coinvolgere la Russia nel contenimento cinese dopo la guerra in Ucraina, anche se probabilmente sarà la Russia ad uscirne vincitrice. Dopotutto i russi non sono proprio obbligati a fare la guerra ai cinesi, i russi possono sminare la terza guerra mondiale in Asia vendendo a pezzi la Siberia ai grandi players in Asia, quindi vendendo a Cina, vendendo ad India, vendendo a Pakistan, Bangladesh, vendendo ad Iran e tessendo così una grande alleanza. 6. Il Sud America e i petrolarabi si stanno rivoltando al dominio del dollaro americano, segno palese che probabilmente hanno interpretato l'attacco batteriologico di Soros come una strategia economica e stanno cercando di isolare con i BRICS allargati l'ordine del dollaro. Cina ed India non potranno avere la stessa moneta, per quanto sarebbe utile se questo accadesse, per disaggregare appunto la definizione di aggressor e defender. Purtroppo l'India si è già tirata fuori dal processo monetario di BRICS allargati. A mio avviso è probabile che le risorse USA nel futuro saranno tutte dirottate per riprendere il controllo del Sud America.
appunto per l'applicazione della dottrina Monroe difensiva, lo sgancio del Sud America dall'orbita americana, in reazione alla strategia di rigenerazione di Soros, genera tempo e risorse dalla NATO in Europa. 6. L'intenzione del Pentagono, a mio avviso, è quella di bloccare dal MUOS con i droni gli sciami cartaginesi dall'aria e senza così impiego di truppe aeronavali o sul terreno, tranne forse qualche portaerei d'assalto anfibia dei Marines. Ecco, ma gli USA non hanno tenuto conto del processo di disgregazione e dissoluzione dell'Italia, quanto del ruolo dei cattocomunisti, quanto del ruolo del Vaticano nel XXI secolo nella penisola italica. Per cui, a mio avviso, gli USA finiranno per delocalizzare altrove il MUOS di ogni scemi e lo porranno forse probabilmente nel nord Europa, quanto sposteranno a mio avviso le B-61 atomiche tattiche dall'Italia verso il nord Europa, dietro le Alpi, in un posto più sicuro, più riparato. In nord Europa, infatti, a differenza della penisola italica, l'impiego di droni per casse coin da usare sul territorio del paese cuscinetto della penisola italica, dove si combatterà la guerra Africa contro Europa, sarebbe sicuramente un utile strumento tattico. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!